CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. Ancora la buona giornata, buon mercoledì, edizione delle 12 del notiziario locale da Radio CBSN. Conferenza stampa martedì mattina presso la sede della STP tenuta dalla presidente Alessandra Cursi. Illustrate molte novità per potenziare i servizi per l'utenza. Due nuove corse per il Perrino, altrettante per l'aeroporto e nuovi collegamenti extraurbani. Sul territorio provinciale istituiti nuove corse, due collegamenti pomeridiani sulla tratta Brindisi-Mesagne-San Pancrazio e ancora sulla Brindisi-San Pietro-Torchiarolo. Potenziamento delle corse scolastiche di rientro da Ostuni per San Vito e ancora potenziamento di una corsa scolastica da Francavilla Ori a Latiano, introduzione di una corsa scolastica Ostuni Carovigno Serranova San Vito Mesagni ed ancora per gli studenti la tratta Cisternino Ostuni San Michele Salentino ed infine il potenziamento della linea Celle Ostuni Carovigno San Vito Brindisi Leonardo. Entro un mese partiranno i lavori riguardanti le condotte idriche nell'abitato di San Vito dei Normanni, con il previsto rifacimento del manto stradale su una distanza complessiva di 17 km. L'appalto del valore di 77 milioni di euro coinvolge altri 7 comuni, Brindisi, Celle Messapica, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, Villa Castelli, San Michele Salentino. Di San Michele Salentino abbiamo ascoltato nelle ultime edizioni anche l'intervento del sindaco Allegrini. Questo appalto a San Vito sulle reti di Acquedotto Pugliese porterà a miglioramenti e la sostituzione dei tronchi vetusti. Martedì 5 marzo si è tenuto presso il comune di San Vito un incontro tra i tecnici dell'acquedotto e i rappresentanti dell'amministrazione comunale. L'incontro ha avuto lo scopo di coordinare gli interventi che si prevede dureranno almeno 3 anni e saranno interessate diverse arterie stradali. Incaricate di questi lavori 2 aziende locali con un budget stimato di circa 9 milioni di euro per quanto riguarda appunto San Vito. L'associazione Terra di Ostuni annuncia la 7ª edizione di Passione che quest'anno narrerà Il Grande Pescatore, un evento straordinario per sabato 23 marzo dalle ore 20:30 da Piazza della Libertà. Lo spettacolo con la direzione artistica e le musiche di Mirko Lodedo e la regia di Alessandra Pizzi. Il dramma sulla vita di Simon Pietro sarà interpretato dall'attore Enrico Loverso. La stagione teatrale del Comune di Mesagne in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne per venerdì 8 marzo alle 21 propone uno spettacolo a tema per la regia di Fabrizio Saccomanno. In scena Pezzi d'uomo, un progetto di ricerca, una interrogazione agli uomini su che cosa fanno, sentono in relazione alle donne. Dopo 8 anni, il centro di aggregazione giovanile Il Volo di Icaro riapre ufficialmente i battenti nella zona 167 di Ostuni. C'è stata una cerimonia di inaugurazione con la presenza del sindaco Pomes e la presenza di numerosi bambini. Il Volo di Icaro, gestito dai servizi sociali del comune in collaborazione con la cooperativa Raggio di Sole, si dedica principalmente ai bambini dai 3 ai 12 anni, dedicato al recupero scolastico e alla ludoteca. La Fondazione Anna Milanese organizza l'evento Una serata per l'Africa in programma giovedì 7 marzo alle ore 20 nel Teatro Comunale di Mesagne. Obiettivo è quello appunto di sensibilizzare la comunità sulle attività di solidarietà svolte in Etiopia a favore di donne e bambini bisognosi. Frutto dell'impegno dei volontari della Fondazione in collaborazione con medici e operatori. Durante la serata, scandito da musica e poesia, la proiezione di un documentario che racconta il viaggio dei volontari in Africa. Continua la stagione teatrale presso il Teatro Texas San Vito, mercoledì 6 marzo, quindi questa sera è in scena lo spettacolo Vicini di casa con Amanda Sandrelli. E ricordiamo che il sipario è previsto per le ore 21. Iniziative per l'8 marzo a San Vito, lo spettacolo Ritratti di donne a cura dell'Associazione Pietre Vive del Salento, ideato e diretto da Tonino Papadia, messo in scena venerdì 8 marzo alle ore 20 sul palco
del Teatro Tex con ingresso libero. Nella stessa serata, ma alle 18, nella chiesa di San Giovanni sarà inaugurata una collettiva di pittura. In occasione sempre della giornata della donna, l'Avis di San Vito De Normanni, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi e con il sostegno di Fondazione con il Sud, organizza per venerdì 8 marzo una raccolta di sangue dalle ore 17 alle ore 21 presso la ASL di Viale ONU. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 328 53 62 169. E prima dei saluti ricordo, anzi vi invito a leggere come ogni mercoledì la rubrica sul campionato di prima categoria di calcio curata da Mauro De Carlo, che trovate sul nostro portale di informazione snotizie.it. Tra l'altro c'è anche una intervista al mister dei biancoverdi Vignola. Ed è tutto per questa edizione, ricordo la prossima edizione del notiziario locale questa sera alle 20 e ricordo anche gli orari nel corso della giornata sulla nostra emittente per quanto riguarda i notiziari nazionali, che vanno in onda alle 8, alle 10, alle 14, alle 16 e alle 18. Oltre alle notizie potete ascoltare anche le previsioni del tempo e la rubrica sportiva. Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno, grazie da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui apuliawebtv.it.